Attraverso i media, il telescopio Hubble è entrato con le sue sensazionali immagini del cosmo a far parte del nostro quotidiano. Ma non tutti conoscono il suo funzionamento e quali sono le parti che lo compongono. Diamogli uno sguardo da vicino. Il telescopio pesa circa 11 tonnellate ed è lungo 13 metri. Ma per analizzarlo meglio, colleghiamoci con il nostro tecnico che ci aiuterà a smontarlo virtualmente. La parte esterna è sostanzialmente formata da due sezioni principali, il grosso tubo anteriore, contenente le parti ottiche del telescopio, e la parte posteriore, contenente la strumentazione scientifica ed elettronica. Due pannelli solari provvedono a raccogliere la luce del sole e trasformarla in energia elettrica, mentre due potenti antenne assicurano la trasmissione delle immagini al centro di controllo a terra e la ricezione dei segnali di comando per orientare Hubble verso gli oggetti da osservare. Rimuoviamo gli involucri esterni per poter osservare da vicino l'occhio di Hubble, e cioè la parte ottica. Il telescopio è di tipo riflettore in configurazione ottica denominata Ricci-Chrétien, la quale prende il nome dai due astronomi che la progettarono. Tale configurazione prevede l'utilizzo di specchi particolari per raccogliere e concentrare la luce proveniente da oggetti lontani come stelle, galassie e nebulose. In sostanza, il telescopio è un grosso tubo aperto, dove la luce è libera di entrare fino a raggiungere lo specchio primario, di tipo parabolico, posto nella parte terminale del tubo stesso. Questo specchio concavo riflette e concentra i raggi di luce nuovamente verso la parte anteriore del tubo, dove è situato lo specchio secondario. Tale specchio, di tipo iperbolico, ha un profilo convesso e riflette la luce un'ultima volta, incanalandola verso lo specchio primario. Questo specchio è forato al centro e permette al fascio di luce di passare e di raggiungere il piano focale, ossia il luogo dove i raggi convergono a formare l'immagine. In corrispondenza del piano focale, situato circa 1,5 metri dietro lo specchio primario, sono situati i vari strumenti che catturano l'immagine e la elaborano secondo le varie esigenze. Sebbene la distanza tra i due specchi misuri circa 5 metri, i rimbalzi provocati da questi particolari specchi generano una lunghezza focale equivalente pari a circa 58 metri. Ma cosa può vedere Hubble? L'occhio umano riesce a vedere gli oggetti che emanano o riflettono la luce in una determinata lunghezza d'onda, denominata appunto spettro visibile. Oltre a questa gamma, attraverso diversi componenti specifici, Hubble è in grado di analizzare lunghezze d'onda nell'ultravioletto e nell'infrarosso vicino, ossia le due zone agli estremi del campo ottico visibile. Per poter studiare diverse caratteristiche di luce in maniera selettiva, Hubble è dotato di filtri che bloccano determinati intervalli di lunghezza d'onda. La parte di luce così selezionata arriva alla strumentazione che la elabora e la traduce in un'immagine visibile. A questo punto, sommando le varie immagini, si ottiene un quadro più dettagliato dell'oggetto esaminato. Da ormai 20 anni il telescopio spaziale Hubble ci regala immagini sensazionali dell'universo. Ma all'inizio le cose non andarono per il meglio. La curvatura dello specchio primario, che misura quasi 2,5 metri, è risultata troppo piatta ai bordi di ben 4 micron, ossia un 1/50 circa dello spessore di un capello umano. Un'inezia in confronto al diametro totale, ma che ha causato quella che tecnicamente viene chiamata aberrazione sferica. Le prime immagini trasmesse da Hubble suscitarono subito un grande sconforto nella comunità scientifica. Queste risultarono infatti sfocate e solo processandole con sofisticati software di elaborazione si riuscirono ad ottenere risultati soddisfacenti, ma non eccelsi. Nel 1993, a 3 anni dal lancio di Hubble, la NASA organizzò la prima missione di servizio. La missione, oltre ad interventi di manutenzione ordinaria, ebbe lo scopo di correggere l'anomalia introdotta dallo specchio primario. Gli astronauti della NASA, con lo shuttle Endeavour, una volta intercettato il telescopio, lo parcheggiarono nell'area di carico dello shuttle stesso. Lavorarono in queste condizioni per 5 giorni, durante i quali installarono 2 componenti. La camera per foto planetarie e a largo campo e l'ottica correttiva assiale COSTAR. Quest'ultima consiste in una serie di specchi che riproducono in negativo l'errore dello specchio primario in modo da compensarlo. Da quando Hubble ha ricevuto i suoi occhiali correttivi, ha cominciato a trasmettere immagini molto più chiare e contrastate. Questa missione si è rivelata un successo non solo per aver migliorato la vista di Hubble, che ha permesso una serie di notevoli scoperte in un tempo molto breve,
ma ha anche convalidato l'efficacia della manutenzione del telescopio in orbita. Altre missioni si sono succedute fino ad oggi e nuovi strumenti sono stati installati ed altri sostituiti, come ad esempio il sistema correttivo COSTAR. Infatti, i nuovi strumenti sono stati progettati tenendo conto della correzione necessaria di cui lo specchio primario ha bisogno. In 20 anni di carriera, Hubble ha ripreso più di 700.000 immagini astronomiche e oggi continua a stupirci e a fornirci immagini e testimonianze dal cosmo di eccezionale qualità. Grazie ad esso sono state fatte numerose e grandi scoperte con le quali l'umanità si è potuta spingere verso traguardi di conoscenza sempre più alti.